Più di 2.500 euro il ricavato della giornata di solidarietà organizzata a Scoppito. Soldi da devolvere al reparto di oncologia dell'ospedale dell'Aquila. Una giornata dunque all'insegna della solidarietà e dell'amicizia, in cui la popolazione ha voluto partecipare. In prima linea l'associazione Teramana Moreno Una Farfalla per Sempre, che da diversi anni organizza iniziative simili in tutto il territorio. A Scoppito l'amministrazione comunale, l'associazione Il Volo della Crisalide, assieme alle altre associazioni del territorio e ai ragazzi del servizio civile, hanno reso questa giornata davvero speciale. Il programma è iniziato in mattinata con l'organizzazione di due camminate con diversi percorsi e difficoltà. Il punto di arrivo è stato l'oratorio di Collettara, qui il pranzo solidale, accompagnato da musica dal vivo, karaoke, giochi per bambini e intrattenimento per tutte le fasce di età. Questa giornata è innanzitutto una giornata fantastica, perché noi abbiamo conosciuto Chiara Gallo poco tempo fa e abbiamo visto che avevamo obiettivi comuni, e questo ha fatto sì che ci muovessimo per creare una giornata della solidarietà. E la riuscita di questa giornata secondo me sta dal fatto che partecipa un sacco di gente. Molti sentono il problema dell'oncologia in generale, molti capiscono che l'oncologia ha sempre più bisogno, e se gente come noi non si dà da fare, non ha senso. Questa è l'importanza di cosa si fa oggi per obiettivi anche futuri. Noi in futuro abbiamo un obiettivo, che è quello di dare una macchina che non fa cadere i capelli a chi fa la chemioterapia. Il momento musica e parole ha commosso tutti. Una giovane donna ha voluto leggere alcuni passi del suo diario, dove racconta il proprio stato d'animo e la propria esperienza, accompagnata dalle note di canzoni in perfetta sintonia con il racconto. Un momento che ha saputo toccare il cuore di tutti i presenti, in quanto non è semplice immedesimarsi in queste storie, ma neanche raccontarle. La naturalezza, l'emozione tangibile, la forza mostrata hanno reso questo momento unico. La giornata è proseguita con l'intrattenimento musicale. C'era anche la dottoressa Cannita, che ha voluto prendere parte all'iniziativa, visto il tema. La collaborazione, la partecipazione e le donazioni da parte delle associazioni dei privati cittadini è stata fondamentale. Un piccolo tassello, questo, che si aggiunge a tanti altri, che servirà per l'acquisto di apparecchiature specialistiche all'avanguardia, al fine di alleviare i dolori dei pazienti oncologici e riuscire a salvare sempre più vite umane. Per incontrarti, possa il vento stare sempre a tue spalle, possa il sole splendere sul tuo viso e la pioggia cadere leggera sui campi, e finché ci incontriamo di nuovo, possa tu vederti la mano.